Io ricordo di avere denunciato anni fa una situazione terrificante. Adesso la situazione da questo punto di vista igienico-sanitario è migliorata, ma i lavori sono fermi. La priorità per il carcere aretino di San Benedetto resta il compimento dei lavori di ristrutturazione, a ribadirlo è Franco Corleone, garante regionale dei diritti dei detenuti, a conclusione della visita alla casa circondariale di Arezzo. Ci sono tanti progetti, il problema è che da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria c'è un ritardo enorme per finanziare i lavori che non sarebbero complicatissimi per arrivare a una capienza di 100 persone. Attualmente il carcere di San Benedetto ospita 27 detenuti, 9 sono collaboratori di giustizia, 8 in semilibertà, gli altri sono detenuti per vari reati. Io ho parlato proprio davanti al direttore e gli ho detto se dovevo andare in procura, come avevo minacciato negli anni scorsi, e adesso credo che la settimana prossima faremo un punto con il provveditore regionale, con il dipartimento, per partire con i lavori, perché questa è una situazione per me di vergogna intollerabile. Non è possibile che passino gli anni e sempre si denunci la stessa cosa, un ritardo che poi ha ripercussioni sul carcere di Firenze, perché le persone vengono spostate, e quindi questo io mi auguro che dopo questo quadro che ho completo a questo punto si passi finalmente a una fase operativa.